Iannelli, ma adesso andiamo a seguire la prima concorrente alla trave, Dina Kocekova, dovrà affrontare Lilia Podkopaeva, 9,80, da dire che anche una terza concorrente, Yelena Piskun, bielorussa, aveva ottenuto 9,80, ma è stata preferita la Kocekova proprio in virtù della migliore classifica generale. Siamo su altissimi livelli. Sì, purtroppo la terza ginnasta è penalizzata dalla sua classifica generale, perché il suo esercizio alla trave è senz'altro di questo livello, del livello delle ginnaste finaliste. Vediamo adesso se la Podkopaeva riuscirà con un esercizio splendido come ha fatto in gara di qualificazione a tenere testa a quest'altro esercizio molto bello. Fino a questo momento non ci sono state sbavature, è un esercizio che, da come si può vedere, è pieno di difficoltà, quindi parte senz'altro da punti 10. Ecco, una jambe seguito da un flip-flack con un avvitamento. La Kocekova ha 19 anni ed è stata campionessa del mondo a Brisbane nel 94 al corpo libero, ma comunque anche a Birmingham nel 96 campionati europei ha dimostrato, dopo aver subito un po' un periodo di flessione, di essere in grande recupero. Vediamo, buona, perfetta l'uscita, si avvita praticamente al che deve rispondere alla Kocekova, entrata col salto in avanti da parte della Podkopaeva. ...18 anni, campionessa del mondo assoluto nel 95 in Giappone, campionessa europea assoluta quest'anno a Birmingham. Sarà una delle grandi protagoniste dei giochi olimpici di Atlanta. Sì, ecco, la ginnasta Podkopaeva fa la differenza, ha una sicurezza estrema durante l'esecuzione a tutti gli attrezzi, in particolare alla trave e a corpo libero. Riesce ad eseguire delle difficoltà molto alte, però con estrema semplicità, e poi unisce a questa grande potenza che esprime nelle parti acrobatiche un'eleganza molto molto bella. Fino a questo momento, fino a questo momento dobbiamo dire che lei ha ottenuto il punteggio più alto della manifestazione, perché a corpo libero la Podkopaeva ha ottenuto 9,90, ha battuto praticamente tutti, anche in campo maschile non c'è chi si è avvicinato. Ecco l'uscita intanto da parte della Podkopaeva, un po' seduta, leggermente bassa, ritmi piuttosto impegnativi. Adesso Paolo Bucci cercherà di fare meglio di questo 9,775, ma prima dovremo assistere alla prova di Yelena Piskun, 18 anni, compiuto il 2 febbraio, undicesima ai campionati europei di Birmingham, ma campionessa del mondo a Porto Rico alle parallele asimmetriche e seconda al volteggio ai campionati europei di Stoccolma del 94. Dal punto di vista internazionale, dunque, per la Bielorussia questa atleta è una garanzia. Gruppino. Sì, ho visto già una buona entrata, un triplo avvitamento e ancora adesso un avvitamento e mezzo, salto avanti. Siamo costretti purtroppo a vedere non bene da questa postazione, però ecco, la ginnasta è rientrata adesso nella parte centrale della pedana del corpo libero. È una ginnasta molto potente, poi esprime molta grazia. Le due cose interessanti che la giuria sicuramente compenserà e pagherà bene se sono effettuate a questo livello, così come lo sarà per la Podkopaeva. Sì, vediamo intanto che la Piskun è sì potente, ma è anche molto aggraziata, le sue movenze non sono poi brusche come invece molte ginnaste fanno intravedere, una ginnasta proprio della Russia, della Bielorussia. Sì, ecco, questa parte finale è terminata con un click, un avvitamento e mezzo in avanti e ha completato adesso. ...9,90 per lei in qualificazione, allarga forse un po' le gambe. Molto bella questa entrata, si è notato un doppio salto avanti. È un salto avanti che viene da una serie di movimenti che normalmente per le altre ginnaste riescono soltanto ad effettuare un salto avanti. Lei ha effettuato questo doppio salto avanti dopo quei ribaltamenti sempre in avanti.
salta avanti teso con un avvitamento. E poi ecco la parte molto bella che a mio avviso la giuria apprezza molto, ed è questa linearità e questi movimenti espressi al massimo. E qui c'è la ballerina proprio in alto. Beh, dovevo dire che la scuola ucraina tiene molto all'aspetto coreografico, anche un po' per ammaliare i giudici, ed è un aspetto non secondario ormai nella ginnastica artistica moderna. È la differenza, perché le difficoltà in linea di massima le effettuano anche le altre ginnaste, però poi ecco, quando si arriva nel collegamento e si riesce a far sentire quella particolare sensazione. Ultima diagonale acrobatica, vediamo. Bellissimo, l'arrivo. Carpiato, stupendo l'arrivo.